Buongiorno, siamo qui con Don Francesco Ricosso, superiore dell'Istituto Mater Boni Consili. Abbiamo pensato di dire due parole ai nostri fedeli in questo momento così difficile per l'emergenza del coronavirus. Appunto, Don Francesco, cosa possiamo dire per incoraggiare tutti quelli che ci seguono, fedeli, amici dell'Istituto in questo momento così difficile? Beh, l'essenziale l'ho già scritto nel comunicato che abbiamo pubblicato ieri, quindi invito tutti quanti a leggerlo, anche farlo conoscere a quelli che magari non hanno la possibilità di averlo letto sul nostro sito. E naturalmente vuol dire che ognuno dei sacerdoti, delle religiose, dei religiosi del nostro istituto continua a essere vicino a ciascuno di voi. Prima era con la presenza fisica e quindi con l'apporto del nostro aiuto, con la celebrazione della messa, l'amministrazione dei sacramenti, i ritiri, i campi, le conferenze, i catechismi. Adesso purtroppo, ma in maniera non meno efficace, speriamo, con la preghiera e la celebrazione privata della Santa Messa. Rimanete ciascuno di voi nel nostro cuore, nella nostra preghiera. È importante che col passare del tempo, se speriamo di no, questa difficoltà permane e si prolunga, che i fedeli non si abituino, ahimè ci si abitua tutto, a fare a meno della presenza di Dio, del sacerdote, dei sacramenti, e quindi perdano il contatto con la vita spirituale, in modo tale che quando si ritornerà, Dio piacendo, alla normalità, alcuni si siano dispersi, si siano persi per strada. Ecco, questo è il nostro timore, quindi anche il motivo del comunicato di ieri e di questo video di oggi è proprio quello di invitarvi tutti quanti a perseverare in questa Quaresima per poter mantenere viva, anzi in maggior crescita, la vostra fede e la vostra carità. Grazie. Quali sono le pratiche di pietà che possiamo consigliare appunto ai fedeli che si trovano quindi privati della messa e lontano dai sacramenti? Ci si può salvare anche senza i sacramenti? Certamente, nella storia ci sono stati dei casi emblematici in paesi dove infuriava la persecuzione, penso al Giappone, dove non so se per un secolo o più sono rimasti privi di sacramenti, eppure hanno mantenuto viva la fede e lo stato di grazia. Allora, appunto, nel comunicato di ieri ho suggerito alcuni rimedi che naturalmente non possono essere equivalenti ai sacramenti istituiti dal nostro Signore, ma bisogna ricordare che la grazia di Dio, per fortuna, arriva ovunque e come essa vuole. E quindi, per esempio, ho ricordato che la confessione sacramentale che cancelli i nostri peccati. Bene, noi abbiamo la possibilità di avere il perdono, la remissione dei nostri peccati, specialmente quando c'è appunto questo motivo, ma anche sempre in altri modi. Per esempio, il peccato veniale, come sappiamo, si cancella sempre con un atto di fervore e con determinate preghiere. E i peccati mortali possono avere la remissione da parte di Dio con la contrizione perfetta, ovvero sia non solamente il dolore di aver offeso Dio per i giusti castighi che abbiamo meritato, questa è l'attrizione, come diciamo nell'atto di dolore: mi pento e mi dolgo in tutto il cuore i miei peccati, perché peccando meritate i vostri castighi. Ma la contrizione, o contrizione perfetta, è dovuta all'amore di Dio, molto più perché ho offeso voi infinitamente buono, degno di essere amato sopra ogni cosa. Se uno ha l'intenzione di confessare quanto prima, appena possibile, tutte le colpe gravi che non ha confessato per l'impossibilità di farlo, e ha questa contrizione perfetta, questo vero e sincero dolore, non basta recitare una formula, che sia l'atto di contrizione o, come ho suggerito, l'atto di carità, bisogna avere veramente ciò che corrisponde a queste parole. Ebbene, di già in grazia di Dio. Tra l'altro, questo io lo consiglio sempre, anche quando è possibile la confessione, di farlo subito. Ci vuole, non è che dipende da noi, ci vuole una grazia di Dio per farlo, ma di fare il possibile per poter subito ritornare a Dio, se ci fosse stata, Dio non voglia, una grave colpa,
proprio per interrompere la catena dei peccati, per non ripetere le proprie colpe, evitare che diventino un'abitudine cattiva che poi diventa più forte di noi, come una seconda natura, e riprendere subito, tornati in grazia di Dio, con l'aiuto quindi più grande di Dio, il proprio sforzo di santificazione, di lotta contro il peccato. Questo ancora di più adesso, perché per esempio è diventato difficilissimo, se non quasi impossibile, poter assistere i malati in ospedale, ancora più i moribondi, ancora di più i malati di questa malattia. Le autorità non permettono al sacerdote di accostarsi né per l'estremunzione, né per il viatico, né per la confessione. E allora siamo perduti se qualcuno ha la sventura di essere in disgrazia di Dio? No, è possibile appunto l'atto di contrizione perfetta. Questo per il sacramento di penitenza. Per quel che riguarda gli altri sacramenti, ho rammentato per esempio, ma questo è un caso più delicato, più raro evidentemente, quello del battesimo. Se anche qui fosse impossibile avere il sacerdote per l'amministrazione del battesimo, se ci fosse un'urgenza, un pericolo di vita, una necessità seria di dover battezzare subito un bambino o eccezionalmente un catecumeno, evidentemente si può farlo, bisogna farlo nella maniera dovuta, quindi solo l'atto essenziale, non tutto il rito del battesimo, quindi versare l'acqua sul capo del battezzando, se uno ci riesce tre volte il segno di croce, ma se no la versa e basta, e simultaneamente, ci deve essere la simultaneità, nel momento in cui si versa l'acqua si devono pronunciare le parole: io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, questo è per distinguere le tre persone. Tanto è sufficiente. Oggi con i moderni mezzi di comunicazione sarebbe opportuno magari di filmare la cosa in modo tale che il sacerdote possa constatare poi che il battesimo sia stato amministrato come in maniera corretta. Dopodiché il resto delle cerimonie saranno supplite quando il sacerdote potrà fare il rito, secondo il rito di Santa Madre Chiesa, e naturalmente è appena possibile dare comunicazione all'avvenuto battesimo. Questo però in caso di necessità, ecco, non deve essere fatto sempre come un'abitudine. Matrimonio, penso e spero, non ci saranno problemi. In teoria il rito canonico prevede addirittura nell'impossibilità di rivolgersi al parroco o al sacerdote anche un matrimonio solo con gli sposi e i testimoni, ecco qui, ma io sconsiglierei qui delle improvvide e imprudenti celebrazioni che poi sono dei pasticci, insomma speriamo che tutto finisca, non c'è bisogno di aspettare 2 anni per poter tornare alla normalità. Per quel che riguarda il sacramento per eccellenza, che è l'Eucarestia, nulla può evidentemente rimpiazzare l'Eucarestia, però l'Eucarestia è necessaria per la salvezza, per gli adulti. Chi mangia il mio corpo, chi beve il mio sangue avrà la vita eterna, e quindi chi non mangia di questo corpo e di questo sangue non ha la vita eterna. Bisogna farlo o realmente, se si può, o almeno di desiderio, ed ecco la comunione di desiderio. Nel mio libro di preghiera di Nostra Base sono tante formule per la comunione di desiderio, ma non c'è bisogno poi necessariamente di una formula, basta esprimere l'ardente desiderio che si ha di ricevere Gesù Cristo nel sacramento, dolersi dell'impossibilità di volerlo fare e di poterlo fare in questo momento e desiderare, quindi vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Si può chiedere anche l'aiuto della Santa Vergine per poter ricevere il suo Divin Figlio. E quindi è una devozione che è molto utile sempre, anche quando si può fare la comunione alla domenica, ma per esempio chi vuol desidera fare la comunione spirituale tutti i giorni, più volte al giorno si può fare, e specialmente in questo momento. Questa comunione spirituale, il desiderio, può anche rendere più partecipato, più fervente l'assistenza alla Santa Messa, come si dice adesso in streaming, cioè ci riproponiamo di filmare la celebrazione di una messa privata in modo tale di metterla a disposizione dei fedeli. Ma per gustare anche la messa quotidiana, pur non potendo assistere alla messa, ma unirsi però alla messa che è celebrata ancora da ciascuno di noi ogni giorno, è possibile di seguire il messale ogni giorno, tanto più nel tempo di Quaresima, in cui vi è una liturgia propria per ogni giorno, e quindi si può leggere l'Epistola, il Vangelo, le orazioni, eccetera, e anche la messa domenicale, santificando la festa,
non con l'assistenza alla messa, poiché è diventato impossibile, non è una nostra volontà, né ci fa piacere, e purtroppo comunque qualunque cosa uno pensi di queste decisioni è un dato di fatto, perché è impossibile uscire dal comune di residenza per una disposizione di legge che è assicurata nella sua esecutività dalle forze dell'ordine, e quindi non si può fare altro. Quindi assistiamo alla messa col pensiero, unendoci al sacrificio celebrato, possiamo adorare anche il Gesù presente nel sacramento, in tutti gli altari del mondo in cui si trova, e quindi col cuore, col pensiero, metterci ai piedi di questi altari, anche qui, noi per esempio è presente il nostro Signore notte e giorno, e quindi anche qui non perdere il contatto col sacrificio della messa, che è quel sole che illumina la vita degli uomini, senza la celebrazione della quale il mondo finirebbe sotto il peso dei propri peccati e dei castighi di Dio. Purtroppo nulla può esserci per ripiazzare l'estremunzione, ma la preghiera per i moribondi e per i malati è un'opera di misericordia. Non potendoli visitare, li visitiamo spiritualmente, evidentemente pregando per loro. Ci sono stati dei santi che sono morti senza i sacramenti? Sì, San Francesco Saverio, per esempio, che era in missione in Cina, è morto privo di sacramenti, eppure è andato nella gloria del cielo, come sappiamo, per fede. Quindi, senza dubbio, il Signore ha istituito i sacramenti della santificazione e salvezza delle nostre anime, ma la sua grazia non è legata necessariamente ai sacramenti, e tutte queste pratiche, anche dopo, quando si tornerà alla normalità, ci permetteranno di vivere con maggiore fede e fervore i sacramenti, anche in quei giorni in cui magari ne siamo lontani. Magari da apprezzare il grande dono che Dio ci aveva fatto precedentemente di riceverli spesso. Questo di sicuro. Si capisce l'importanza di una cosa quando uno ne è privato, e come è capitato già in questo periodo in cui, dopo le riforme conciliari, tante anime sono private della messa e dei sacramenti, se ne capisce l'importanza. Persone fanno sacrifici di lunghi viaggi, proprio in questa circostanza una signora di Roma, che quando non ha la messa a Roma viene a Modena, mi telefonò a sapere se c'era la messa a Novara, ha dovuto dire purtroppo no. Vedete quanti sacrifici fa una persona per poter avere la Santa Messa. Adesso ancora di più se ne capisce quindi l'importanza, e bisogna chiedere al Signore di ridarcela quanto prima. Noi durante decenni abbiamo fatto viaggi lunghi, anche con problemi di salute, con disagi per il clima, la neve, il ghiaccio, ogni genere di problemi li abbiamo affrontati per dare la messa a tutti. Adesso che ci troviamo nell'impossibilità di farlo, capiamo, da un lato i fedeli capiscono quanto è importante questa messa e quei sacramenti, la messa la domenica, a volte magari per pigrizia qualcuno non ci va, e per noi ringraziare Dio della vocazione che ci ha dato, perché siamo i pochissimi che hanno ancora questo privilegio di poter celebrare ogni giorno e ricevere il corpo e il sangue di Cristo. Quindi coloro che hanno consacrato la loro vita a Dio in questo momento vedono come il Signore è buono con loro, perché gli dà ancora, speriamo che continui così, i sacramenti, ed è una consolazione enorme in questo momento. E questa situazione può essere anche per noi occasione di fare penitenza e di fare anche una buona quaresima, visto che siamo in questo periodo quaresimale e, malgrado noi, come abbiamo visto, privati dei sacramenti e della messa. Senza dubbio i nostri peccati richiedono penitenza, e questo è il significato stesso della quaresima. Il Signore ha detto: se non farete penitenza perirete tutti similmente. Nel Vangelo, parlando di avvenimenti, di alcune disgrazie capitate ai suoi tempi, una torre mi sembra che era caduta, una cosa di quel genere, Gesù ha detto: non pensate che costoro erano peggio di voi, che quindi sono stati castigati, e loro sì e voi no. Tutti quanti abbiamo bisogno di penitenza, e quindi ecco che anche questi flagelli che accadono nella nostra vita, sia per ciascuno sia per la collettività come in questo caso, sono un'occasione anche per far penitenza le nostre colpe. Il digiuno della Quaresima, che già nella tradizione cristiana è digiuno quotidiano,
può essere vissuto anche qui come una pratica religiosa profonda che ci unisce a Dio, unita alla sincera penitenza e contrizione del cuore, come abbiamo detto prima, e bisogna aggiungere anche che evidentemente tutte queste notizie tristi che giungono permettono di pensare anche alla brevità della nostra vita e all'incontro che ci deve essere col Signore, e come Gesù dice, siate sempre pronti, perché nel momento che non vi aspettate, ecco che il Figlio dell'uomo verrà. E il Signore Gesù nel Vangelo dice: gli uomini banchettavano, si sposavano, piantavano la vigna, e poi dopo è arrivato quello che è arrivato. E così anche noi, tutti gli uomini, il 1° gennaio hanno festeggiato il Capodanno, viva, 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 e poi invece adesso il mondo intero si trova in una situazione che, per carità, passerà, ma che in questo momento mette alle prove un po' tutti, chi in un modo, chi in un altro. Fine. Cosa pensare di questa società che si preoccupa soltanto del bene corporale, fisico, ed è completamente dimentica di Dio proprio in un momento così difficile, in cui bisognerebbe quasi dal punto di vista sociale ricorrere profondamente e sinceramente a Lui? Sì, io non voglio entrare nella questione delle decisioni, delle ordinanze legali che sono state prese per vietare o limitare la celebrazione della messa e dei sacramenti, è un soggetto troppo delicato, anche se ovviamente ciascuno di noi ne soffre grandemente. Abbiamo cercato di assicurare la messa finché è stato materialmente possibile. Però quello che invece è fuori di discussione è che la reazione, sia in genere di buona parte del popolo, ma soprattutto delle autorità che devono guidare il popolo, e nella grande maggioranza è stata quella della dimenticanza di Dio. Sembra che di tutte le parole che gli uomini possono dire, ce n'è una che è impronunciabile in pubblico e che è Dio. Addirittura un capo di governo di un'importante nazione europea ha detto che esiste nei nostri stati moderni il diritto alla bestemmia. E sembra però che non esista per un capo di Stato, almeno qui in Europa, il diritto e il dovere di affidare a Dio il proprio popolo, la propria nazione in un momento particolarmente grave. Quindi affidare a Dio, a nostro Signore Gesù Cristo, perché Dio è un nome, alla Santissima Trinità, a nostro Signore Gesù Cristo, alla protezione della Vergine Maria e dei Santi, i malati, i sofferenti, coloro che lavorano al loro servizio, tutta la popolazione che è in pericolo, e questa è una grave omissione che purtroppo viene da che cosa? Dalla mentalità del laicismo, come diceva Pio XI, il laicismo è una peste che si contagia e si diffonde come il virus, cioè basta niente per prendere questa malattia, e che poi le sue conseguenze più o meno gravi, ma molte volte porta alla morte, e fa sì quindi che non ci si rivolge a Dio e né c'è alcun interesse per le cose spirituali. La facilità con cui si accoglie il fatto che 60 milioni di persone sono private, potenzialmente 60 milioni, non sono tutti che andavano in chiesa purtroppo, sono private dei sacramenti, che i malati non potranno ricevere più delle volte l'assistenza di un sacerdote, i moribondi non avranno gli ultimi sacramenti, addirittura qualche vescovo ha parlato di non battezzare neppure più, cose di questo genere, e tutto questo sembra incomprensibile, vuol dire che abbiamo perso la fede, o quasi, che la fede è diventata irrilevante. Ecco, delle eccezioni sono ammesse, per, ovviamente, per quello che richiede la diffusione di certi beni di necessità necessari, oppure il lavoro, eccetera. Adesso si mette in discussione anche il lavoro, ma nessuno ha pensato a quanto sia grande, pochi hanno pensato a quanto sia enorme il sacrificio e la perdita dei beni spirituali. In fondo morire, purtroppo dobbiamo morire tutti, ma quello che veramente ci deve spaventare, come dice San Francesco d'Assisi nel Cantico delle Creature, è quello che ci, dalla sorella morte nessuno può scappare, e invece dobbiamo scappare alla morte seconda,
che è quella eterna, la dannazione eterna. Ora questo purtroppo non se ne parla più, almeno a livello sociale e pubblico, ed è una conferma della triste situazione in cui si trova il mondo e anche il nostro paese ormai. Una volta, nei momenti di calamità, anche nell'ultima guerra, quanti ex voto si vedono ovunque, si ricorreva a Dio con maggior fervore, adesso sembra che Dio sia dimenticato totalmente. Invece da chi potremmo andare, come disse San Pietro a Gesù, Signore, da chi mai possiamo andare? Voi solo avete parole di vita eterna, il nostro rifugio nel nome del Signore, quindi in questo momento bisogna ricorrere ancora di più a Lui. Infine direi, stringiamoci tutti quanti, amici, fedeli, benefattori del nostro istituto, tutti i veri membri della Chiesa Cattolica, stringiamoci tutti quanti nella preghiera, nella carità, uniti alla medesima fede, anche se fisicamente lontani, vicini nella preghiera e nella fede, uniti in quanto siamo tutti membri del medesimo corpo che è il corpo di Cristo. Quindi un messaggio di speranza che diamo a tutti in questo momento, appunto l'attesa che questo momento passi e la pratica più fervente e sincera della religione e della preghiera. Certamente. Personale, vita al sacrificio di quello che stiamo vivendo e in questa quaresima anche a quello che la Chiesa ci prescrive col digiuno. Sicuro, con la devozione alla Santa Vergine che è la madre, è la ausiliatrice dei cristiani e salute degli infermi, di San Giuseppe in questo mese di marzo, e quindi chiediamo a loro e a tutti i santi di proteggerci in questo momento, di proteggere sia la salute del corpo, secondo la divina volontà del Signore, sia soprattutto la salute dell'anima, di cacciare la vera peste spirituale che è il peccato e l'offesa di Dio. Grazie Don Francesco, prego. La ringrazio per questa spiegazione chiara e che può appunto incoraggiare sia noi sacerdoti a fare meglio il nostro dovere, a pregare per tutti quelli per i quali non possiamo più esercitare il nostro ministero, e quindi lo facciamo nella preghiera, nella celebrazione quotidiana, e un invito quindi ai fedeli a non perdersi d'animo e aspettare di non dispergersi, che il gregge non si disperga, anzi si riunisca ancora di più. Grazie, buonasera. Che Dio vi benedica. Buonasera a tutti. Buonasera.